Sfocato nei video. Ti faccio vedere come realizzarlo. Ciao, sono Antonio e sono un videomaker e sono anche il fondatore di Onidea, che è una società di produzioni video. Una delle domande che mi viene posta più spesso è: come posso fare per ottenere uno sfondo sfocato che renda il mio video più bello? In realtà a questa domanda c'è una risposta molto molto semplice e te la darò in questo video, quindi ascoltami fino alla fine. Tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere uno sfondo sfocato è all'interno dell'obiettivo. Quindi la prima cosa da capire è che la domanda che ci dobbiamo porre non è quale camera devo acquistare, ma di quale obiettivo ho bisogno. Infatti lo sfocato si ottiene andando ad intervenire sulla messa a fuoco. La messa a fuoco è quel parametro che permette ad un soggetto ripreso di essere nitido rispetto al resto dell'inquadratura. Questo è il diaframma dell'obiettivo. Ogni obiettivo dentro infatti ha delle lamelle, che noi definiamo diaframma, che più vengono aperte più permettono allo sfondo di sfocarsi. Vanno quindi a ridurre quella che noi definiamo profondità di campo, ovvero la zona messa a fuoco. Come posso fare però a sapere se un obiettivo sfoca tanto o sfoca poco? Devo andare a vedere una lettera e un numero che sono posti sul corpo dell'obiettivo, sulla scatola, insomma nelle specifiche in generale dell'obiettivo. Si tratta di una F con un numero accanto. Un valore molto alto di F corrisponde ad una minore apertura delle lamelle che abbiamo visto poco fa, mentre un valore molto molto basso di F corrisponde ad una maggiore apertura del diaframma e quindi ad un maggior sfocato. Prendiamo ad esempio uno degli obiettivi più venduti in kit con le telecamere che troviamo in commercio, è ad esempio un 16-50 con F3,5-5,6. Che cosa significano questi numeri? Beh, intanto devi sapere che questi obiettivi generalmente sono molto economici e proprio per questo hanno un F, quindi un'apertura del diaframma, molto influenzata dallo zoom. Questo significa che a 18 mm noi potremmo aprire il diaframma fino ad un massimo di F3,5. Ma quando andremo a zoomare arriveremo fino a 50 mm, quindi al massimo dello zoom di questa lente, l'F aumenterà progressivamente fino a raggiungere un'apertura massima di 5,6, quindi molto minore rispetto al 3,5 che abbiamo visto poco fa e quindi avremo uno sfocato ridotto. Ti posso dire che un diaframma F5,6 sfoca molto poco. In compenso avrà una maggiore zona di messa a fuoco, però questo per lo sfondo sfocato non ci serve, quindi ricorda che minore sarà il valore dell'F, maggiore sarà lo sfocato che otterremo. Questo era il segreto per ottenere uno sfondo sfocato. Ci sono però altre due cose che voglio dirti e che puoi utilizzare per ottenere questo effetto. 1. Il sensore della camera su cui andrai a montare l'obiettivo è un fattore determinante, perché a parità di obiettivo, di zoom, di F, di qualsiasi altro parametro, una camera con un sensore full frame, quindi con un sensore più grande, sfocherà di più di una camera con un sensore micro 4 terzi, come quella che sto utilizzando io. 2. Lo zoom. Lo zoom è un altro fattore che può aiutarti ad ottenere uno sfondo sfocato. Allontana quindi la camera il più possibile dal soggetto e poi riavvicinati con lo zoom per ottenere l'inquadratura che vorrai. Vedrai che questo ti aiuterà a schiacciare il soggetto con lo sfondo e quindi quest'ultimo risulterà maggiormente sfocato per una questione ottica. Attenzione però, perché il fattore più influente per andare ad ottenere uno sfondo sfocato, come abbiamo visto prima, è il diaframma, è l'F. Quindi questo discorso dello zoom non possiamo andarlo ad applicare con obiettivi come quello che abbiamo visto poco fa, che hanno il diaframma influenzabile dallo zoom. Ecco perché sul mercato infatti sono presenti lenti come quella che ti ho mostrato poco fa. In questo caso stiamo parlando di un 85 mm fisso, quindi non c'è zoom, con un F fisso a 1,4. È un F molto basso, infatti come ti ho fatto vedere poco fa, il diaframma di questo obiettivo si apre tantissimo, è un diaframma molto molto aperto, un'apertura massima di 1,4 ti permette un bellissimo sfocato. Sul mercato esistono anche degli zoom con F fissa, tipo quello che sto utilizzando adesso io, che è un 28-75 F2,8. Questo significa che da 28 a 75 qualsiasi zoom che io andrò ad utilizzare avrà l'apertura massima del diaframma a 2,8, che è un'apertura molto bassa e che mi permette, nonostante il sensore micro 4 terzi, di avere uno sfondo abbastanza sfocato e di poter intervenire con lo zoom per aumentarlo. Ricordati quindi che il parametro più importante è il diaframma. Quindi ricapitoliamo. 1. Cerca di acquistare delle lenti con l'F più bassa possibile. Cerca di non salire sopra i 2,8. 1,8, 1,4 vanno benissimo in fase di ripresa. 2. Ricordati di impostare in fase di ripresa o in camera o sull'obiettivo se è manuale un F più bassa possibile. 3. Ricordati che a parità di F e a parità di zoom una camera con sensore full frame sfocherà di più rispetto alle altre. 4. Se hai una lente con F fissa, allontana la camera dal soggetto e riavvicinati con lo zoom per ottenere l'inquadratura che vorrai. E questo aumenterà il tuo effetto sfocato. Questo è tutto quello che devi sapere per ottenere uno sfondo sfocato nei tuoi video. Se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti altri contenuti come questo.